Bene, con il video di oggi voglio aprire un focus rispetto ad un fatto importante che è la delibera di Giunta regionale 6443 che è stata per la quale la PEI ha realizzato un ricorso che adesso pende di fronte al TAR della Regione Emilia-Romagna e che riguarda le professioni di educatore professionale sociopedagogico e di pedagogista. È un fatto importante ed è un momento importante perché nel mese di dicembre 2022 la Regione Lombardia si è vista annullato una delibera di giunta decisamente analoga in relazione da parte del TAR del Friuli Venezia Giulia, quindi del TAR di Trieste. Il TAR di Trieste ha annullato un TAR, una delibera di giunta della Regione Friuli Venezia Giulia che faceva una cosa del genere, introduceva dei requisiti professionali per operare per le figure educative differenti da quelli che sono previsti dalla norma nazionale. Quindi questo qui è un momento importante perché il processo normativo che è stato attivato dalla legge 205 del 2017 e che si è avviato che si è avviato ha prodotto una serie di conseguenze anche proprio di ordine pratico, e quindi adesso le regioni si stanno organizzando. Questo fatto ha prodotto delle norme che appaiono palesemente in contrasto alla legge 205 da parte delle regioni e appunto sono state portate di fronte al TAR che dovrà andarsi ad esprimere. Questo è il contesto nel quale stiamo andando a vengo a raccontarvi quella che è la delibera di giunta regionale. Vedete la slide numero 64 43 del 2022. Quindi devo fare però prima due ordini di precisazione. Una prima riguarda il concetto di requisito professionale, cioè le regioni. È vero che, come vi spiego fra un attimo, hanno la competenza normativa sulle professioni ricade in una materia concorrente, ma l'ambito dei servizi sociali, per esempio, è l'ambito che le regioni operano in maniera, si chiama residuale, cioè in maniera esclusiva da parte delle regioni. Quindi le regioni hanno il compito di definire quali sono i criteri con i quali se devono essere erogati i servizi da parte degli enti di terzo settore che operano su quel determinato territorio. Quindi, se per esempio devono operare normale riguardo ai nidi, diranno che un nido deve avere un numero di metri quadri per ogni bambino, questi 6-10 metri quadri, definiranno che ci devono essere uno o più bagni, e questi bagni devono avere determinate caratteristiche, gli spazi devono avere determinato tipo di attrezzature, eccetera. Queste attrezzature, queste caratteristiche vengono definite dentro delle normative rispetto agli accreditamenti. Negli accreditamenti ci sono anche quelli che trovate come requisiti professionali. E quindi nella normativa della regione Lombardia, e quello che andiamo a vedere sono le unità di offerta sociale e residenziale per minori e per persone con disabilità, che hanno la definizione nel loro requisito professionale di personale socio-educativo, e i centri di aggregazione giovanile, che hanno all'interno della definizione del personale la professione di educatore. Che cosa vuol dire? Che evidentemente quando andate a vedere questo tipo di accreditamenti, i criteri perché un ente di terzo settore, per esempio, possa autorizzare o accreditare una struttura di questo tipo, ci troverete scritto che ci deve essere un certo numero di personale socioeducativo ogni tot utenti, un certo numero di educatori ogni tot utenti, un determinato tipo di coordinatore con un determinato tipo di requisito professionale. Questo è il criterio. Quindi personale socioeducativo, lo vedete ancora nella slide che vedete alla mia destra, e educatore per quanto riguarda gli altri servizi. Ora,
l'altra precisazione invece riguarda le professioni di cui stiamo andando a parlare. Stiamo parlando di due professioni, sono l'educatore professionale socio-pedagogico e l'educatore per i servizi educativi per l'infanzia. Perché dice come adesso andiamo a vedere, la delibera di giunta è intervenuta una variazione nella normativa che riguarda le professioni, e quindi noi abbiamo nei nostri accreditamenti, per quelli che è la nostra normativa sugli accreditamenti sui servizi, abbiamo personale socioeducativo educatore. Quindi dobbiamo capire come si fa, quali sono i requisiti per accedere a queste professioni. Beh, ovviamente, voi probabilmente dovrete dire: ma fatemi capire, ma può essere mai? La domanda è: ma personale socio-educativo ed educatore non equivalgono ad educatore professionale socio-pedagogico? Questa dovrebbe essere la domanda che qualunque persona dotata di raziocinio si pone. Perché, appunto, se tu hai in normativa e nei tuoi accreditamenti una figura che chiami educatore, perfetto, e la normativa nazionale ti introduce una figura che si chiama educatore professionale socio-pedagogico e riforma un'altra figura che si chiama educatore professionale socio-sanitario, quando ti trovi una figura nella normativa nazionale che si chiama educatore, beh, dovrebbe essere qualunque persona, diciamo, che legge, boh, insomma, la norma dovrebbe rendersi conto che c'è già una figura professionale di questo tipo, con quella denominazione peraltro. E anche qui, rispetto al personale socio-educativo, qui c'è un'altra questione, cioè cosa ha inteso fare la legge 205? Ha inteso introdurre una qualifica fra le tante, perché tanto, diciamo, si può inventare un'altra denominazione che fa le stesse cose dell'educatore? Oppure la legge 205 ha inteso attribuire la funzione educativa all'educatore professionale socio-pedagogico? Questa è la domanda vera. Perché la risposta che sembra dare la Regione Lombardia, adesso vediamo che risposta dà, è appunto: sì, è vero, esiste l'educatore professionale socio-pedagogico, ma questa è soltanto una delle professioni che possono esercitare la funzione educativa. Questa è la risposta che dà Regione Lombardia di fronte a questa domanda. Cioè, personale socio-educativo ed educatore non equivalgono al dovere del personale socio-pedagogico? Evidentemente, diciamo, la risposta dovrebbe essere sì. Tra l'altro, la sentenza del TAR di Trieste, in relazione ad una norma diversa, ma devo dire per moltissimi versi quasi sovrapponibile, comunque molto analoga rispetto a queste regioni di Lombardia, è stata questa qui. Adesso vedremo come si esprimerà il TAR Trieste in relazione a quest'altra norma che adesso andiamo a vedere. Cioè, la domanda è: come ritiene Regione Lombardia di esercitare la funzione di educatore professionale socio-pedagogico e di personale socio-educativo e di educatore nei servizi di cui ho detto prima? E ve lo dico con la prossima slide. La Regione Lombardia ragiona in questo modo. Dice: la deliberazione si chiama Indicazioni circa le figure professionali socio-educative che operano nelle unità di offerta sociale. Attenzione, attenzione, io qui non mi riferisco perché la DGR 6443 parla anche di NIDI. Sui NIDI fa un ragionamento che appare anche quello decisamente, diciamo, fuorviante, ma comunque è un ragionamento di altra natura. Io, in questo video, che cercherò di tenere nell'ambito di una ventina di minuti, aprire il focus educatore di nido non mi consentiva di stare dentro il tempo che mi ero prefissato. Ce ne sarà un altro video che si occuperà di come argomenta Regione Lombardia rispetto alla questione dei nidi. Qui invece parliamo di queste altre due figure: personale socioeducativo ed educatore. Allora, dice la norma, dice la delibera, dice il la delibera è motivata dal fatto che si è cambiato, e questo è un fatto, è cambiato il
l'educatore di nido e opera, che riguarda l'assetto delle professioni nell'ambito delle professioni educative. Probabilmente quello che è accaduto è che le regioni, gli enti di terzo settore, i soggetti gestori, nel momento in cui si dovevano trovare ad assumere una persona che negli accreditamenti dovesse essere personale socioeducativo, non si arrischiavano ad assumere qualcuno che non avesse la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, perché è evidente che quello che il legislatore dello Stato intendeva fare quando ha istituito una professione di ambito educativo nell'ambito del sistema dei servizi sociali, e quindi loro hanno ritenuto di dover intervenire ampliando la possibilità di soggetti che potevano esercitare questa determinata professione. In relazione appunto, dicevo prima, a tre. Qui mi rivolgo a tre ambiti di professione: quello dei nidi, quello dei servizi sociali, in cui è prevista la figura di personale, dicevo, socio-educativo, e quello di centri di aggregazione giovanile, dove persino c'è una figura che si chiama educatore. Ancora qui, insomma, la domanda è: ma perché personale socio-educativo ed educatore non sono educatori di personale socio-pedagogico? No, secondo la regione normativa, l'uno e l'altra non sono, Lombardia non sono. Non sono l'educatore professionale socio-pedagogico. Come si fa secondo la delibera di giunta che attualmente pende davanti al TAR Milano, come si fa, quali sono i requisiti professionali per svolgere la professione di educatore? Bene, ve li dico nella prossima slide. Innanzitutto si dice che si precisa che il requisito di esercizio relativo al personale socio-educativo è da ritenersi soddisfatto attraverso il possesso dei seguenti titoli riconosciuti dall'ordinamento italiano. E qui cominciano a sciorinare tutta una serie di titoli che vedete nella slide alla mia destra. Sono quello di qualifica educatore professionale socio-pedagogico. In realtà non la dice proprio così, ma questa è una mia semplificazione per uno scopo, insomma, didattico, che si accede con la laurea, qui si accede con la sanatoria, come tutti quanti voi sapete. La qualifica, il diploma di educatore ai sensi di una determinata legge regionale, la laurea SMT2, che è quella che riguarda l'educatore professionale socio-sanitario, e a questo poi ci aggiungono anche le lauree magistrali che consentono l'accesso alla qualifica di pedagogista. La delibera le cita una per una, l'M57, la 50, l'85 e la 93, e a questo, come se, diciamo, l'ambito non fosse sufficiente, ci aggiunge la delibera ci aggiunge la laurea in scienze tecniche psicologiche, la laurea in sociologia e la laurea in servizio sociale. È lo stesso minestrone che abbiamo trovato in una norma analoga, appunto, in Friuli Venezia Giulia, solo che Friuli Venezia Giulia è stata ancora più fantasiosa e ci ha aggiunto, salvo poi vedersela annullata dal TAR Trieste, anche la laurea in scienze politiche. Ma sostanzialmente le tre lauree sociali di assistente sociale, la laurea in servizio sociale, la laurea per quella per sociale, per diventare psicologo, queste tre lauree erano presenti in quella norma in Regione Lombardia, con un ulteriore elemento, cioè no, non soltanto nella definizione di personale educativo e di educatore non si riconosce che quelle funzioni dovrebbero essere in capo all'educatore professionale socio-pedagogico, come appunto TAR Trieste ha argomentato, ma si fa un passetto in avanti, e questo devo dire in analogia, anche in questo seguendo una strada che è stata presa anche dalla DGR Friuli Venezia Giulia, ed è questa qui che adesso vi faccio vedere belle grandi. Il requisito relativo al personale socio-educativo, un attimo, ora dice la regione Lombardia: beh, però può essere che, ok, non soltanto tu avevi da definire delle funzioni educative e non le saturi con il personale giusto, cioè la funzione, la professione educativa prevista nell'ordinamento dello Stato. Perfetto. Non
Non lo fa. Non le esautori nemmeno con un laureato in psicologia, non le esautori nemmeno con i laureati in sociologia, non le esautori nemmeno con i laureati in servizio sociale. Quindi proprio sei nella difficoltà più assoluta. Se sei nella difficoltà più assoluta, dice Regione Lombardia, non ti preoccupare, ci penso io. Ti introduco una super deroga a prezzo speciale last minute al 31 dicembre 2000. 23, con il quale ti consento di esercitare quella professione con un diplomato a piacere. Il requisito diventa diploma professionale di istruzione di grado superiore, almeno quadriennale, anche un diploma, non necessariamente un diploma, questo è veramente buffo, non necessariamente un diploma che consenta l'accesso all'università, un diploma quinquennale, ma persino un diploma quadriennale, basta quello. Purché tu abbia svolto 3 anni in ambito socioeducativo e devi avere anche esperienze in minori disabili. Non è chiaro, ovviamente non viene definita questa esperienza in nessun modo. Le sanatorie sono già previste, come ha evidenziato il TAR Trieste in relazione all'analoga delibera di giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, c'erano già state le sanatorie nella normativa nazionale. Bene, loro dicono: se tu hai un'esperienza di un qualche tipo, non si capisce bene cosa hai fatto, perché poi i minori disabili non si sa che cosa puoi aver fatto, visto che la normativa non consentiva un diplomato di opera. Ma visto che se il gestore non sa proprio come fare, non ti preoccupare, vengo io in suo soccorso, gli consento di esercitare, di attribuire, di saturare quella determinata professione attraverso un diplomato. Questo diplomato deve avere un'esperienza triennale, però non meglio definita esperienza. Ok, non è che deve essere stato assunto, no, ovviamente, perché non poteva operare dentro quel servizio, quindi non può avere, non potrà avere esperienza professionale dentro quei servizi, ma avrà un'esperienza con i minori, oppure un'esperienza con i disabili, forse non lo so, magari c'ha la sorella, oppure ha fatto il babysitter, oppure ha lavorato nel campo estivo della parrocchia, insomma, ha fatto delle cose con minori disabili. Se ha fatto queste cose con minori disabili, però, insomma, diciamo, pur di questo, un'altra cosa buffissima, per garantire la qualità, bisogna definire deve essere garantita la partecipazione di iniziative di formazione e o di aggiornamento per un minimo di 40 ore. Quindi, diciamo, la Regione Lombardia si pone questo problema. Giustamente, dice la Regione Lombardia, io non posso far fare l'educatore a chiunque. Quindi, invece di dargli la laurea triennale, insomma, un titolo che l'università definisce, Lombardia hanno poli pedagogici di caratura internazionale. E mica così, insomma, però invece di fargli prendere la laurea triennale, io gli faccio introdurre un diploma, magari anche quadriennale, un diploma, diciamo, di quelli che non si può accedere all'università. Boh, sarà stato diplomato 20 anni fa, chi lo sa, un diploma anche quadriennale, purché il gestore si impegni a fargli fare 40 ore di formazione. Quindi laurea triennale conseguita presso Cattolica, presso l'Università di Bergamo, o un'altra università di questo paese, vale le 40 ore più il diploma, senza possibilità di accesso all'università, purché queste 40 ore riescono a colmare l'esigenza di qualità prevista dalla normativa. E questo è il criterio che il Regione Lombardia decide di introdurre. Poi in realtà, diciamo, ci sono anche altri aspetti, per esempio rispetto al ve lo faccio vedere qui, per i maestri d'arte è possibile utilizzare persone di altra natura e introduce. Ma l'aspetto che invece mi sembra più rilevante è che grida vendetta davanti a Dio, davanti agli uomini. Credo che sia l'aspetto più vergognoso di questa norma, è appunto quello di prevedere l'accesso per funzioni che sono educative
da parte di chiunque, da parte di moltissime altre lauree che non hanno una connotazione di tipo educativo, quindi sociale, psicologo, ma è anche fino al 31 dicembre 2023. Ma capite bene che e con questo chiudo, introdurre, attribuire una funzione in via di sanatoria, peraltro, ripeto, sulla base del fatto che una sanatoria già c'era. Era già prevista dal 205, sono passati 5 anni dagli anni, ormai andiamo verso il sesto anno dai fatti di cui stiamo parlando. Una sanatoria che al 31 dicembre faccia entrare, e probabilmente ci sono già diplomati dentro i servizi, prevede che poi al 31 dicembre 2023 questi diplomati dicano: vabbè, io ci ho lavorato, a questo punto sanate. E quindi aggiungendo a sanatoria, riproducendo il sistema delle sanatorie che evidentemente non consente di gestire in maniera ordinata il sistema delle professioni sociali. Ultima affermazione, e con questa chiudo, con un elemento. Invece che ampliare l'ambito dei professionisti, esiste un problema, non è un problema che riguarda le professioni sociali. Il problema è che le persone non stanno più alle condizioni di sfruttamento alle quali gli vengono proposti i contratti. Questo è il problema. Ed è un problema che è riconosciuto, ed è un problema riconosciuto mica soltanto per le professioni sociali, è un problema riconosciuto per le professioni sanitarie, è un problema riconosciuto per moltissimi ambiti di professioni del privato. Di fronte a questa problematica, Regione Lombardia, insomma, vedo che si possa fare un appello al presidente della giunta regionale della Lombardia. Di fronte a questa problematica, che è un problema che è presente, problema sociale importante che abbiamo scoperto con la pandemia, sono definite le grandi dimissioni. Beh, qui, di fronte a questo problema, l'amministratore pubblico deve porsi il problema di affrontare quelle che è il problema delle retribuzioni e di come vengono assunte le persone e di quali sono le condizioni di lavoro che vengono applicate su quelle persone. Il problema del dumping contrattuale, del fatto che le imprese che operano, per esempio, per la Regione Lombardia, probabilmente, come succede in moltissime altre regioni d'Italia, applicano contratti difformi, alcuni dei quali sono palesemente gialli, sono contratti operati da approvati da sigle sindacali minoritarie che prevedono contratti con condizioni di lavoro decisamente meno tolleranti rispetto ad altri. Allora, questo, se il sistema di accreditamenti non viene adattato a quella che è la realtà effettiva in cui operano i gestori, e se i gestori, mi si consente, perché in questo caso sono entrati in giudizio anche loro, non si pongono il problema della problematica sociale che si trovano, con le quali si stanno andando a misurare, e continuano a chiedere di allargare per poter consentire di far fare un po' a tutti questa professione, evidentemente la qualità dei servizi va a peggiorare, la capacità di produrre cambiamento dei servizi va a ridursi, la capacità di determinare autonomia per le persone viene meno. E questo è invece il compito che i servizi educativi hanno, ed è il compito che gli educatori laureati dentro i servizi hanno rispetto al sistema dei servizi sociali e all'ambito delle professioni sociali. Con questo chiudo, una buona giornata a tutti voi.